giocosi. E c'è un passo di conferma che è uscito poc'anzi, Siracide 22:11. Piangi per un morto perché ha perduto la luce, piangi per uno stolto che ha perduto il senno, piangi meno per un morto perché ora riposa, ma la vita dello stolto è peggiore della morte. Il lutto per un morto dura 7 giorni, ma per uno stolto è un empio tutti i giorni della sua vita. E allora, Signore, ti ringraziamo anche per i nostri morti che sono viventi in te, a volte sono più vivi di noi, oh Signore, e noi li crediamo vivi in te, che sei morto e che sei risorto e che sarai in grado di vivere la vita. Con te, grazie Signore per questa comunione d'amore con te, e vogliamo dichiararlo, Signore, tu sei morto, sei risorto e tu vivi in ciascuno di noi. Amen. Alleluia, gloria a te, Signore, grazie Signore, donaci vita, grazie. Creatore, Signore, è sempre.
essere gioiosi, sorridiamo a Gesù. Gesù ci ha presi, ci ha salvati, ci ha donato il suo spirito e ci ha detto: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Ci sta mandando ad annunciare la sua gioia. Per annunciare la sua gioia dobbiamo essere gioiosi, sorridiamo, alziamo le nostre mani al Signore e lodiamo il suo santo nome. Benedetto sei tu, Signore. Gloria, gloria, gloria a te, Gesù. Tu sei santo. Ci riveste della sua maestà il Signore, ci dona il suo spirito. Siamo infiammati da nuovo. Allora mostriamolo al mondo questa volta con la gioia. Gloria a te. Thank you.
non ha voglia di mancarmi con questa gioia. Lodate il Signore e invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere, cantate a lui canti di gioia, meditate tutti i suoi prodigi, gloriatevi nel suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Salmo 105, 1, 4, 9. Grazie per questa comunità.
guardavo durante questo canto il volto di alcuni nostri fratelli qui presenti, che nonostante un po' di dubbi amici sono lasciati andare. Questo è meraviglioso. E sapete perché succede questo? Perché il Signore oggi ci ha scelti. Noi siamo qua perché siamo il suo popolo santo che dimora nelle lodi. Lui accoglie il nostro lamento in pianto, non vuole che siamo però veramente tutti noi, tutti pronti, gli altri. Siamo il suo popolo eletto. Lode a te, Signore, perché tu hai scelto noi e noi abbiamo scelto te. Lode, lode e gloria. Benedetto sei tu. Amen, alleluia. Io oggi ho pensato, magari qualcuno sta pensando in questo momento, dice, ma qua sono dei pazzi. Ci avete ragione, siamo dei pazzi. Siamo dei pazzi innamorati di Gesù. E non ci vergogniamo di parlare, Signore. Gloria a Gesù, gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore Gesù. Grazie. Sia positivo che negativo, però siccome c'è dietro è bello, è bello. Facciamo la differenza noi. Allora tutti nel nostro piccolo, noi due piccolini e loro grandi, per gli incentivi e rottamazioni, e sì, tutti facciamo il nostro, del nostro per costruire la comunità. Se io edifico, tu edifichi, si costruisce. Allora sono io e sei tu a fare comunità. Allora vogliamo fare questa comunità? Se ognuno si sta bello, riposati, mattoni tutti fermi, non si costruisce mai questa casa. Allora mettiamo un attimino sti mattoni, ecco mi alzo, tu hai ragione, mi hai fatto così, mi alzo. Allora sono io a fare comunità, sei tu a fare comunità, siamo noi a fare comunità. Ci mettiamo in piedi, lo facciamo, costruiamo, costruiamo, seguiamo un attimo giù, sì, anima sto campo, rianimaci. Thank you.
presenza sgangherata, sta comunità, ma va bene così. Due cuori e una capanna, il cuore di Dio, il nostro cuore e la tenda dello Spirito Santo che ci copre lode, 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 lode. E ci salviamo perché è la fede che ci salva. Pensate agli angeli che dicono a Gesù, per favore non fate arrivare qui, se no questo canto gregoriano come facciamo noi? Pensateci, tutti fuori ritmo, sto canto, queste cose, non ci vogliono per ora in paradiso, quindi almeno avremo altri 100 anni per fare le prove. Lunga vita sta comunità, lode. Ma ci salviamo per la fede di Abramo, nostro padre. La fede di Abramo, nostro padre, nella fede. Lode, lode tutti i piedi. Thank you.
dopo questo momento un po' saltellante, vedeci su, ci accogliamo, ci salutiamo con molta calma e non perdiamo quello che è lo stile della lode e della preghiera. La lode non porta all'euforia, porta alla vera gioia interiore. Se no rischiamo di lasciarci prendere dal momento ma non di interiorizzare tutto questo. E allora nell'interiorizzare questo vogliamo invocare la misericordia di Dio. Lo vogliamo fare con quello stile che è proprio della devozione della fraternità Gesù Confidente, con la coroncina alla Divina Misericordia. Si sente? Non si sente? Se fate silenzio si sente. Lode, lode, adesso arriverà l'audio anche un po' più in fondo. Allora dicevo questo, che nello stile della nostra fraternità c'è anche questa devozione alla Divina Misericordia. Dove la Divina Misericordia significa fidarsi di questo amore grande, smisurato di Dio che viene in nostro aiuto. Se il nostro cuore non ci fa sperare, allora viene Dio a mettere speranza. Se tu non hai il coraggio di fare il primo passo, beh, viene Dio, ti prende per mano e ti fa fare il primo passo. È Dio che sente quello che c'è nel tuo cuore e ti dona quella certezza che Lui interviene. Quando c'è qualcosa che turba il vostro cuore, attenzione, quando c'è qualcosa che turba il nostro cuore, talvolta ci viene questa aritmia, ci possono venire questi quasi ste sincope cardiache, questi momenti in cui il nostro cuore ha un fremito, un sussulto, ne scasa casetta tu cuore, come si suol dire, no? E saltiamo in aria, trasaliamo, quando vediamo una persona con la quale c'è stato qualcosa subito ci agitiamo. Se ti dico, ti devo dire una cosa, già ci mettiamo in apprensione. E allora? Il nostro cuore non deve temere nulla, nulla ti turbi, nulla ti spaventi. L'amore di Dio ti basta e ci basta questo amore di Dio che ci raggiunge. E noi ci vogliamo far raggiungere dall'amore di Dio attraverso questa preghiera che è molto semplice. Tra l'altro suggerita a Gesù ad una giovane consacrata che scriveva, Gesù le dettava delle cose e le riscriveva. Chi la prendeva per pazza? All'inizio anche il suo confessore non è che tanto ci credevano, cioè, ma che cosa sta? Questa è un po', chissà, le visioni, forse non ha mangiato bene, intossicata. Non l'hanno creduta all'inizio. E talvolta capita che anche per noi è difficile credere. Però esercitando tante volte questa nostra fede, noi vediamo i frutti della fede. E allora il segreto è proprio questo, la preghiera. Se vi ricordate stamattina, quando si parla del secondo libro dei Re, al capitolo sesto, quello non vedeva le cose spirituali, il servo di Eliseo non vedeva le cose spirituali. E quando vide l'esercito che arrivava, il nemico che arrivava, dice qua siamo fritti. Mo moriamo tutti, mo ci ammazzano. Eliseo disse, non ti preoccupare, i nostri sono più forti, sono di più, più numerosi. Ma quello non li vedeva. Vi ricordate, no? Ve l'ho detto stamattina. Ve l'ho raccontato ieri al mio nipote Domenico, non so se è già arrivato. E ne parlavamo. Cioè, ma io non riesco a vedere. Allora, preghiamo. E Eliseo pregò per il suo servo, Signore apri i suoi occhi perché egli veda. Una preghiera molto semplice, la preghiera però. E la preghiera cosa fa? Apre gli occhi del cuore del servo, la preghiera del giusto apre gli occhi del servo. E il servo esce fuori e vede i cavalli e i carri di fuoco che erano molti di più del nemico. E allora quando noi non vediamo la soluzione, Dio ha già una soluzione. Vuoi vedere una soluzione? Prega. E la preghiera più semplice. Signore, apri i suoi occhi perché egli veda. E il Signore subito la fa, una preghiera breve. Questa fra le devozioni forse è una delle più brevi, quella della Divina
mia misericordia. Provatela. Si prova, noi proviamo tante cose. Se gli dicessi devi salire a piedi fino a Dinamarca, quelli di Messina, quelli di Barcellona, andare a Pedeshausen fino a Tindor, come si chiama? O Gara Wurp, come si chiama? Aguda Wurp, che cosa c'è? Caccia di Rachidi dei Doianni anche in aria fino a Macia Catina. E quelli, non so, di Catania a Ghine fino a Cercastagne, da un Sant'Alfio. E poi quando arrivi là, lo fanno, se tu glielo dici, lo fanno, perché pensano che con queste cose difficili, impegnative, sacrifici, cose si ottengono. Beh, il Signore poi si commuove e ce li dà lo stesso, perché ci vede che siamo un po' speciali. Allora dice, niente, questi sono speciali, vogliono fare le cose speciali, vabbè, visto che vogliono fare le cose speciali, io glieli do lo stesso, è semplice. Ti brutta sto orecchio, cosa fai? C'è il dito vicino, fai così, no? C'è il dito, mi fa male, mi brutta questo orecchio. Fai tutto il giro, oppure chiami uno che riguarda, mi brutta l'orecchio. Raschiatillo. Molto semplice. Allora, prega tu, non hai bisogno, tante volte ci sono molte persone che mi fa una bella preghierina per mia, prima dall'altra, mi fa una bella preghierina per mia. Ma tu perché non preghi? Prega con me. Prega, quando vi chiedono gli altri, puoi pregare per me, scusate, c'è una cosa importantissima. No, è quello che è sposto. Ok, no. È importante per lui, quindi va bene. E quando c'è qualcosa che vi viene chiesto qualcosa, dite, guarda, fermati, preghiamo insieme. Non dire, vabbè, poi prego per te, perché quello fa mai chiedere. Prendiamo, attingiamo alla misericordia di Dio. Allora, anche questa coroncina che faremo, fatta lentamente, è quasi una preghiera del cuore. Quanti hanno fatto l'esperienza della preghiera del cuore sanno cos'è. È una preghiera che entra, e questa ripetitività non è sprecare parole. Attenzione, non è sprecare parole. E come diciamo, ma il mio cuore batte? Sì, batte. E non basta che batteva ieri e batte stamattina, deve battere pure ora, dovrà battere domani. La preghiera è un continuo, è come l'acqua. Ma hai bevuto? Sì. E non significa perché hai bevuto ieri e oggi non bevi. Non perché hai mangiato ieri e oggi non mangi. Così la preghiera. Continuiamo questo continuo. E allora il continuo che noi facciamo nella preghiera, che è una preghiera meditativa, che è una preghiera contemplativa, fa scendere nel cuore, fa interiorizzare quello che è un messaggio di misericordia, dove se tu impari cosa significa misericordia e non sacrificio, misericordia io voglio, non sacrificio, Signore dei nostri sacrifici non se ne fa niente. L'unico sacrificio gradito al Padre è Gesù, quello di Gesù, il sacrificio di Gesù. Se noi ci uniamo poi a Lui, ci uniamo al suo sacrificio, non con i nostri sacrifici, con la preghiera. Ci uniamo al suo sacrificio. Ecco, la preghiera ci mette nella misericordia di Dio, ci fa sperimentare la misericordia. Allora questo deve essere per noi fare la preghiera della Divina Misericordia. Ma si deve fare alle 3, si deve fare alle 4, quando volete. E la preghiera della Divina Misericordia non si fa perché io do la soluzione al Signore. L'altra volta un giovane mi ha chiesto, avevo una difficoltà per gli esami, e diceva, ma fai la preghierina, era l'una e mezza di notte, mi ha mandato il messaggino e dice, dai, in questi giorni, non mi ricordo se era l'indomani o in questi giorni, dice, ho gli esami. La preghiera della Divina Misericordia per me, sì, tu quella che hai chiesto io l'ho fatta. Sapete come va a finire? Che il Signore sta facendo cambiare idea anche nell'università, e pure ci aveva studiato tanto tempo. Questo è l'effetto della coroncina, sì. Significa fidarsi della misericordia di Dio, che non significa che l'esame mi va bene con 200 lore, ma che la misericordia di Dio mi indica la strada. Allora capite che la soluzione non è quella che do io al Signore. Signore, tu devi farmi questo, allora io ti faccio questa filastrocca e tu mi concedi quello che ti dico io. No, io prego e metto tutto nelle tue mani. Bellissimo. Sì,
Signore è meglio di te senza fare niente a nessuno. Giusto? È così, ci crediamo, lo diciamo tante volte, però poi ci cerchiamo noi delle soluzioni. Allora noi non dobbiamo trovare soluzioni, né suggerirne a Dio. C'è qualcuno che può dare consigli a Dio? No. Vogliamo dargli consigli? No. Penso che il Signore sa tutto, tutto, dall'inizio alla fine. Sapeva anche quando ha creato Adamo, che Adamo avrebbe peccato. E non è che il Signore stette là e si misero il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e mo che facciamo? Hanno detto così? No, sapeva tutto, il Signore sa tutto, sa ogni cosa e ci lascia vivere perché sa come si sviluppano le cose. E quando noi pensiamo che non c'è una soluzione, Dio ha trovato già la soluzione. Allora questo significa inserirsi nel piano della salvezza di Dio, una salvezza, qui abbiamo le suore del Divin Salvatore, le suore del Divin Salvatore. Lei che dice, ma vogliamo salvare il mondo, penso che ci ha pensato già Gesù Cristo, quindi voi siete lì, voi ci ricordate che il Signore ha già salvato il mondo e noi come in questo piano di salvezza possiamo dare una mano alle persone per venire verso Gesù, perché Gesù è l'unica soluzione. Dove non ci sono soluzioni, umanamente non abbiamo soluzioni, a meno che non ce le vogliamo inventare, e quando non ce ne sono poi cerchiamo le scamotage di dare una parola. Chiudiamo la bocca alle parole stupide, apriamo invece i nostri orecchi e il nostro cuore alla parola vera, che è la Sacra Scrittura, invece di andare a chiedere parole. Apriamo il cuore alla parola. Ecco, la parolicina Divina Misericordia ci riporta a questo. Quindi non è una perdita di tempo, per quanti non vogliono pregarla tranquillamente, non, nulla si impone. Voi sapete che quando ci sono questi convegni nulla è imposto, è tutta una proposta, come quando c'è un ricevimento e ti passano gli antipasti, e poi un altro antipasto, e poi è un primo, e poi un altro primo, e poi un altro primo, e poi non ce la facciamo più, e poi c'è il secondo, ma se vuoi assaggia e assaggiuccio un contorno, quindi questo è di contorno, per chi lo vuole gustare? Tutto è buono, ma prendiamo ciò che di cui abbiamo bisogno. Se qualcuno in questi 5 minuti si vuole riposare e vuole chiudere gli occhi, vuole semplicemente respirare, ascoltare, vuole addormentarsi, può anche farlo. Alcune sedie sono un po' più comode, alcune di meno, solo quelli che sono a terra si possono sdraiare, possiamo anche riposare. Guardate, non abbiamo bisogno di fare tante cose noi. In vano che alzate di buon mattino, tanto andate a riposare mangiando pane di sudore. Qua c'è sudore e pane non ce n'è però, lode. E mangiando pane di sudore, stolti il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Tu dormi. O dormi o vegli, quando tu hai già seminato, il grano si deve crescere, cresce. Se non deve crescere, non crescerà. E allora lascia andare tutto nelle mani di Dio. Questo è il momento in cui tu fai agire Dio. Ecco, la preghiera del Santo Rosario, anche per noi cattolici, rivalutiamole. Sono contemplazioni che possiamo vivere in tanti modi. Era un modo per recitare i salmi per chi non conosceva i salmi. Le 150 Ave Marie erano un modo per recitare 150 preghiere, 150 salmi, per chi era un po' non istruito, non sapeva leggere, non aveva la possibilità di avere la Bibbia, il libro dei Salmi. Allora capite? E tutto questo allora ci porta alla preghiera. Ma quale preghiera? Sceglila. Ma a me non piace la preghiera di lode, scegli un'altra preghiera. Ma io sono qua perché sono venuto, mi trovo fuori posto, c'è la spiaggia, c'è tanto, nessuno ti ha costretto a venire, è un'opportunità. Se non ti trovi, significa che non sei fatto per questo. È molto semplice, la cattolicità della Chiesa, bellissimo, la Santa Chiesa Cattolica, c'è la messa di San Pio V, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, c'è il rito ambrosiano, il rito cattolico, latino, e ci sono quelle messe che non finiscono mai, quelle messe che invece in 12 minuti, e quelle per tutti ce n'è, questa è la bellezza della Santa Chiesa Cattolica, alla quale dobbiamo essere grati al Signore e appartenere. Dove è cattolica
va al di là del nostro progetto cattolico. Cattolicità significa universalità che abbraccia tutti, da un lato all'altro della terra, che è fondata sul fondamento degli apostoli, della Sacra Scrittura. Su questo io vi invito veramente a valorizzare le cose sante che abbiamo, di non gettarle ai cani, di non trattarle così con superficialità. E quando non possiamo dire qualcosa di buono, chiudiamoci la bocca. Lasciamo che sia il cuore a metabolizzare tante cose. Ecco, su questo veramente il Signore ci vuole far crescere. Ecco perché questo convento, se non diventa la caciara, per molti sarà stata una caciara poco fa. Anche per me la gioia, anche quella è la cattolicità della Chiesa. Guardate che bello questo, non ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti. Voi sapete che a me non piace una cosa. Cosa non piace? Cosa non piace da mangiare? Il coniglio, lo sanno tutti, non mi piace il coniglio. Mi dà nausea, ma non lo mangio. Ma ho rispetto per chi lo mangia. Sai che vado a vedere il coniglio e schifo, puh! Non lo faccio a dire che per la registrazione. E va bene, no, dico io, voi sapete, questo è il nostro essere molto, molto semplice anche nella predicazione, no? Nell'annuncio. Noi dobbiamo avere grande rispetto per tutti. E esigere rispetto e offrire rispetto. Questo è importantissimo. Allora chiediamo anche la misericordia di Dio ci raggiunga, che possiamo comprendere questo amore, interiorizzarlo e soprattutto viverlo. E quanti sono stati incaricati per la preghiera della Collegina Divina Misericordia, al di là di tutto questo preambolo che era importantissimo, ci disponiamo per la preghiera. Lode, lode, lode.